Grazie ancora. Allora, sediamoci. Allora, credevo che avrei condiviso con te, possiamo darci del tu, siamo in un ambiente molto informale, siamo fuori dagli schemi della diretta televisiva una volta. Grazie. Tanto, direi che possiamo darci del tu. Credevo di condividere con te una piazza, un bagno di folla in piazza Bisceglie, e invece ci troviamo in un posto molto particolare, ci facciamo un bagno di tecnologia oggi praticamente insieme, siamo in questa meravigliosa libreria che diventa però in questi giorni una sorta di super laboratorio di start-up, perché Digiton fa da talent scout a moltissimi ragazzi, a moltissime imprese di giovani che negli anni tra l'altro si sono affermate, insomma io la seguo da anni, ho visto succedere grandi cose qui a Digito, quindi credo che sia il posto giusto anche per disintossicarsi un po' da tutti questi giorni complicati, diciamo, della politica. Inutile dirti che se non ti faccio qualche domanda politica tutti i miei colleghi mi scannano alla fine. Eh no, ma dobbiamo quindi io ti prego di avere pietà di me, perché sennò finisce che non posso più uscire da qua dentro. Però invece vorrei partire con te proprio dai grandi temi che si discutono in queste ore e si succederanno in questi giorni a Digiton. Perché? Perché la sensazione che abbiamo spesso, a parte il titolo, no? Dal caos nasce il futuro, se è così siamo messi benissimo, perché il caos mi sembra totale. Ma a parte questo, parla di molti temi che sembrano temi futuribili, in realtà sono già tra noi. Ieri sera io sono arrivata e ho fatto subito una meravigliosa esercitazione nel metaverso e mi sono accorta di come cambia la nostra percezione, di come lavora addirittura sulle nostre emozioni. Per cui capire cos'è il metaverso, cominciare a ragionare su come regolarlo, su come gestirlo, secondo me diventa un'urgenza per la politica, che se no rischia, come in tante altre occasioni, abbiamo parlato molto spesso con Francesco Boccia, che su questi temi è un pioniere, di arrivare sempre in ritardo, no? Vedi le tasse dei grandi over the top, vedi le criptovalute che dilagano senza che ci siano regole vere. Allora, il metaverso a breve sarà una realtà parallela a quella che viviamo tutti i giorni, dove le grandi aziende faranno grandi affari, insomma dove tutto potrà succedere. La politica comincia a porsi il problema di cosa sarà questo mondo nuovo, di come regolarlo, di come evitare posizioni dominanti, monopoli o tutto il resto? Grazie, la domanda è complicatissima, io sono alle prese con addetti ai lavori, quindi voi sicuramente ne sapete meglio di me, però faccio un ragionamento politico. Io ho l'impressione che tutto il mondo delle tecnologie digitali, il mondo di internet, web, sia nato sotto il segno di un equivoco: massima libertà dagli stati sovrani, dal potere politico. Si è trascurato però che i poteri economici non sono meno insidiosi per quanto riguarda la qualità della nostra democrazia. E allora siamo in una situazione, ci siamo predisposti progressivamente in una situazione per cui affermare la libertà di esprimersi, affermare la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, di dissentire al potere politico, è diventato lo spazio senza regole. In realtà è un equivoco questo. Nessuno può pensare che se non è consentito diffamare una persona a mezzo stampa in una TV, è invece consentito diffamare una persona a mezzo social. Perché la rete oggi è diventata molto più insidiosa, perché quel passaggio rimane, poi lo recuperi comunque successivamente, tant'è che abbiamo iniziato a ragionare, e prima era impensabile, anche di un diritto all'oblio, cioè il diritto a che alcune vicende del mio passato che non mi descrivono più, non mi rappresentano più per quanto riguarda il piano dell'identità personale, debbano essere addirittura cancellate dalla rete. Ecco, allora io dico che il problema oggi è questo, è sicuramente garantire uno spazio di libertà, garantire assolutamente la possibilità che ci sia
la libertà di espressione in rete anche nei regimi autocratici, dittatoriali, grosso problema, però attenzione, anche i poteri economici che oggi monopolizzano ovviamente i grandi colossi del web sono un problema di democrazia e lo abbiamo visto. Loro possono darsi delle policy in cui definiscono loro le regole della libertà di espressione. Quindi è un discorso che riguarda la qualità della nostra democrazia. Metaverso, tu hai parlato di metaverso, è una grande opportunità, è una grande opportunità e sicuramente io stesso ho partecipato a qualche evento e ho incontrato degli esperti, credo con alcuni di voi, forse sarete oggi qui, perché è chiaro che la politica deve comprendere, deve essere a stretto contatto e quindi Francesco Boccia, da questo punto di vista, ha il grande merito di avere con le sue antenne qui posto delle salde basi ogni anno per continuare ad aggiornare questo capitolo interessante delle innovazioni tecnologiche e digitali in particolare. La politica deve fare questo, con il metaverso abbiamo delle grandi opportunità di business, grandi possibilità anche di offrire a quei cittadini che sono più fragili, più vulnerabili, la possibilità di poter partecipare a pieno titolo a una realtà virtuale, ma una realtà molto concreta. Quindi virtuale non significa soltanto finta e immaginaria come qualcuno può pensare, ma una realtà molto concreta dove si partecipano a discussioni, si partecipano fisicamente, si scambiano documenti, si esaminano dei dossier, si fa una sintesi, si possono assumere delle deliberazioni in un consesso all'esito di una discussione. Quindi è una prospettiva che veramente può dare una grande opportunità di partecipazione alle persone fragili, vulnerabili, che sono in casa, persone con disabilità. Però ecco, il metaverso, come tante altre realtà, quella delle criptovalute eccetera, richiederebbe da parte, a livello ovviamente internazionale, non lo puoi fare a livello di stati sovrani, richiederebbe una grande capacità della politica a livello internazionale di definire convenzioni, agenzie indipendenti che possano presidiare, vigilare e controllare, in modo che non sia il potere politico a decidere, ma neppure i poteri economici, che si strutturano ovviamente sulla base di interessi che non sono necessariamente quelli della collettività, a definire le regole. Il Movimento 5 Stelle è certamente il movimento che ha più saputo usare le tecnologie, le piattaforme, insomma, nasce esattamente così sulla rete. Oggi Giuseppe Conte è pronto a diventare il primo politico che entra nel metaverso? Beh, assolutamente sì, abbiamo già, le ho detto, preparato qualche evento, l'altro giorno abbiamo fatto anche noi un convegno sul metaverso e mi sono già iniziato a impratichire con visori e quant'altro. Casomai poi tra l'altro è più facile gestire il Movimento 5 Stelle nel metaverso, sono più ordinati, che ne sa, si può mai sapere? No, su questo non direi, anzi per qualcuno potrebbe essere lo spazio dell'assoluta libertà, dell'assoluta indisciplina. Temo che non hai torto. Ancora una cosa che riguarda appunto le condizioni, questi ragazzi sono tutti vogliosi di fare cose nuove, di immaginare il futuro in un paese che però sia accogliente con loro. E questo, lei, tu lo sai meglio di me, non è un paese accogliente per chi fa impresa, per i giovani, specialmente per chi cerca di immaginare il futuro. Faccio un esempio su tutti: si è tanto parlato di 5G, sembrava una cosa pronta lì a portata di mano, ne parlammo quando era 2 o 3 anni fa che venne Cubitoso e ci fece vedere quella cosa pazzesca di come si potevano fare le operazioni a cuore aperto grazie al 5G. Si è tutto molto 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 rallentato per tanti motivi anche molto complicati, geopolitici. E continuiamo a vivere in un paese in cui ci sono alcuni piccoli paesini sperduti, non ovviamente Bisceglia, le scuderie che ormai sono il non plus ultra della tecnologia, ma io ne posso citare tanti posti in cui ancora
la fibra, il 5G, non esiste nulla, e quindi rischiano in questa realtà che tu hai molto ben descritto, che ormai può essere davvero un mondo parallelo, di restare fuori da ogni opportunità. Su questo il paese si dà una mossa, che Colao ci farà sognare, non lo so. Durante la DAD, del periodo pandemico più acuto, noi abbiamo avuto la percentuale un poco... può essere approssimativa, ma un buon 40% di ragazzi che non hanno potuto partecipare alle attività didattiche formative. Nessuno potrà restituire loro questi anni di mancata formazione. Quindi noi abbiamo una generazione che si è trovata sofferente. Abbiamo distribuito subito, Francesco lo ricorderà, 100 milioni per le scuole per acquistare, consentire di acquistare dispositivi elettronici, ma questo ci ha fatto toccare con mano cosa significa divario digitale. Io ne sono assolutamente convinto e ho tutto il Movimento 5 Stelle che si batterà per introdurre nella Costituzione il diritto ad accedere, e vorrei dire gratuitamente, a internet. È un diritto fondamentale della persona. È un diritto fondamentale della persona, è un diritto di nuova generazione, ma lo dicevo prima, se vuoi concorrere, partecipare alla vita politica, culturale, economica e sociale del tuo paese, come prescrive l'articolo 3 della Costituzione, di avere la possibilità di accedere ovunque tu sia, ovunque tu vivi, anche nelle aree, nei paesini montani, nei borghi interni del nostro paese, hai diritto di accedere a internet, alle tecnologie digitali. La situazione è complicata, si è rivelata più complicata del previsto. Noi peraltro, consapevoli di questo, durante il Conte 2 abbiamo predisposto il progetto, è avviato il progetto della rete unica. Come no? Sta andando avanti a fatica. Cassa Depositi e Prestiti, lo abbiamo previsto, deve essere il grande player, perché questa è una partita essenziale non solo per la prospettiva di innovazione tecnologica del paese, ma l'ho detto prima, per la qualità della nostra democrazia. In più dobbiamo evidentemente lavorare, e il discorso è complesso, a livello europeo. Noi stiamo giocando una partita importante sul cloud di Stato, ci sono due cordate che si contenteranno questo progetto nell'ambito del piano del polo strategico nazionale, anche questo è nel PNRR, però attenzione, la partita a livello nazionale è risibile, molto modesta. Va giocata quantomeno a livello europeo. Molti parlano di sovranità digitale. Il concetto forse più corretto è autonomia strategica. Non possiamo lasciare che l'Unione Europea, ancora una volta, anche su questo fronte, lasci giocare una partita tra Stati Uniti da un lato e Cina dall'altra. Quindi dobbiamo assolutamente investire, dobbiamo creare le condizioni perché l'Unione Europea, che vuole vantare una leadership a tutti i livelli, ecco, la leadership la deve giocare anche su questo piano. Allora, Presidente, noi ci siamo visti tante volte in televisione, ti ho intervistato tante volte, credo che questo nostro incontro di oggi sia molto diverso da tutti gli altri, un po' appunto per il contesto così particolare, ma io mi permetto di dire, anche perché secondo me la tua storia politica e quella del Movimento 5 Stelle è davvero ad uno snodo importante. Sono giorni molto delicati, lo sappiamo molto bene, è il motivo per il quale in questo momento, insomma, tutti vorrebbero essere al mio posto a intervistarti, perché effettivamente dalle vostre decisioni nei prossimi giorni, insomma, si capiranno una serie di cose. Parto subito da una cosa che è successa ieri qui. Ieri sera qui Enrico Letta, intervistato, ha detto si voterà ad aprile, l'ha detto con grande sicurezza.
Io ti chiedo proprio questo, cioè ti chiedo, si voterà ad aprile? Si voterà ad ottobre? Si voterà, cioè è in testa una data dopo le elezioni? Potresti anche tu essere così certo e darmi il mese in cui si voterà? O la vedi un po' più fluida la situazione? No, io non mi permetto di fare previsioni perché non sono il Presidente della Repubblica e francamente quindi non ho elementi, né conosco la palla di vetro per dire quando si voterà. Quello che mi posso augurare e lavorerò assolutamente perché comunque ci siano sempre le condizioni per tutelare gli interessi dei cittadini e fare il bene del Paese. Poi quando si voterà non dipende da me. Allora, a questo proposito, sappiamo che c'è un grande disagio nel Movimento 5 Stelle, ci sono molte spinte a lasciare questo governo, l'hai detto con grande chiarezza in varie sedi e credo che tu l'abbia detto con grande franchezza anche al Presidente del Consiglio nell'incontro dell'altro giorno. C'è bisogno di discontinuità, hai detto, e questa cosa si è materializzata in questi 9 punti. Io sono una di quelle giornaliste secchione che ancora leggo le cose, quindi me lo sono letto, guardato, sottolineato e vedo che ci sono molti punti ovviamente importanti, cose vere, ecco, che riguardano davvero tutti noi. Sono 9. Io 2 cose voglio capire su questi 9 punti, da reddito di cittadinanza al decreto dignità, passando dal cuneo fiscale, quindi insomma i temi anche che stanno a cuore da sempre Movimento 5 Stelle, compreso tutto il tema del bonus da 200 euro che a vostro parere non è sufficiente. Questi 9 punti hanno una deadline, cioè tu ti aspetti una risposta entro un giorno, il 31 luglio, il 25 luglio, punto primo. E punto secondo, sono tutti e 9 essenziali? Ci sono dei punti che per te sono irrinunciabili, per i quali davvero metteresti in crisi questo governo, quantomeno insomma decideresti che la tua esperienza al governo è conclusa? Ma innanzitutto mi fa piacere il riconoscimento da parte tua che l'hai letto questo documento, il riconoscimento che sono punti seri. Lo dico anche a questo pubblico, se avrete la bontà, il tempo, la voglia di leggere questo documento, voi non troverete bandierine del Movimento 5 Stelle, non troverete premure del Movimento 5 Stelle né un libro di sogni. Qui trovate le urgenze del Paese in questo momento, rappresentate le urgenze del Paese. E se queste urgenze, a questa situazione che nella nostra valutazione è una situazione serissima, drammatica, non diamo una risposta, voi capite che dal nostro punto di vista non ci sono le condizioni per continuare a condividere una responsabilità rispetto poi a processi decisionali in cui lo denunciamo chiaramente, noi come Movimento 5 Stelle siamo stati sin qui marginali. Quindi non è tanto il lamentarsi di una marginalità rispetto a processi decisionali, ci sta, siamo in un governo di unità nazionale, quindi è un disagio, forte disagio politico che avvertiamo, ma il vero discrimine, il vero punto è rispetto a quelle priorità, rispetto a quelle urgenze, c'è non tanto il desiderio, ma la concreta determinazione ad affrontarle adesso, perché altrimenti la situazione, che è già drammatica, peggiorerà sempre di più. E noi, lo dico molto chiaramente, questa responsabilità di lasciare che peggiori la situazione senza intervenire non la possiamo condividere. Quindi quando si parla di responsabilità, io vorrei ribaltarla la questione. È un atteggiamento responsabile, come ha riconosciuto questo, di scrivere un documento vero, autentico, mettendo da parte le questioni, come dire, di partito, quelle questioni più personali. Cioè oggi, l'altro giorno, il giorno prima che andassi da Draghi, il PUN ha registrato un raddoppio. Il prezzo unico dell'energia a 400, il gas a 200,
le proiezioni ci danno autunno a 700-800, crolla il paese. Di fronte a questo cosa diciamo? 200 euro di bonus una tantum non servono pressoché a nulla. C'è la disponibilità a un piano straordinario di aiuti a imprese, aziende e partite IVA, un taglio robusto del cuneo fiscale? C'è la disponibilità a intervenire per un salario minimo con, e voi parlo dei giovani, voi siete tra coloro insieme alle donne più rappresentati nella platea di 4 milioni e mezzo che sono a paghe da fame a 2, 3, 4, 5 euro lordi l'ora. C'è la volontà adesso di intervenire? Noi abbiamo, ci siamo assunti una responsabilità. Non è mai stato fatto. 5 scostamenti di bilancio, 130 miliardi, Francesco lo ricorda. Ci siamo assunti una responsabilità. Adesso c'è la concreta disponibilità ad assumersi una responsabilità non minore? Noi ci siamo. Se la risposta è sì, noi ci siamo. Se la risposta dovesse essere no, non ci possiamo essere, ma per responsabilità. Quando deve arrivare la risposta? Le urgenze non sono ieri, non sono domani, dopodomani, le urgenze sono oggi. Quando io dico che il Premier Draghi di fronte a un documento così serio ovviamente deve poterci dare delle risposte concrete, è ovvio che deve fare delle verifiche, però non stiamo certo parlando di mesi e neppure di settimane. Attendiamo adesso una risposta, di confrontarci e seriamente di valutare quali sono le concrete disponibilità che verranno rispetto a questo documento. Quindi, se ho capito bene, ci si può ragionare sui 9 punti, non sono 9 punti prendere o lasciare, sono 9 punti sui quali aprire un dibattito. Guarda, faccio un esempio, il 9° punto riguarda la possibilità di prevedere, adesso sta arrivando una stagione, buona parte delle riforme che sono nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riforme importanti, perché da quelle riforme dipende anche la produttività del Paese. Noi abbiamo un problema di scarsa produttività e la produttività la possiamo recuperare anche migliorando il sistema giustizia, migliorando le performance della pubblica amministrazione. Sono tutte riforme importanti, molte di queste sono tutte con decreti legislativi delegati. Lì quell'ultimo punto è, guarda caro governo, se vogliamo migliorare anche la fluidità dei rapporti con il Parlamento, quella clausola che è stata già prevista, per cui invita a tenere maggiormente conto del parere delle Camere, è una clausola, diciamo così, che può apparire tecnica, ma in realtà serve un contributo a rendere più fluido il percorso normativo tra governo e Parlamento. Ovviamente quello non è un punto irrinunciabile, però quando noi parliamo di aiuti straordinari a famiglie, imprese, lavoratori autonomi e via discorrendo, quando parliamo di salario minimo, quando parliamo di taglio al cuneo fiscale, quelli sono dei paletti inderogabili per offrire una risposta al Paese. Quindi, se ho capito bene, tu hai detto la responsabilità non è rimanere ad oltranza in questo governo, la responsabilità è capire se questo governo fa le cose che noi consideriamo essenziali. Se così non è, noi siamo anche pronti ad uscire, perché naturalmente io me lo sono chiesta in questi giorni, francamente, come una persona come te che ha vissuto sulla sua pelle due grandi strappi, il Papete, per capirci, e la mossa del cavallo di Renzi. Oggi, insomma, penso sia complicato per te dire faccio una mossa che può mettere in crisi questo governo, dato che da Letta al Presidente del Consiglio continua a dire questa è la maggioranza, non si può pensare a cambiare le carte in tavola, a rimanere al governo con maggioranze differenti. Cioè, io credo che dentro di te il travaglio sia molto forte, perché sei una persona che è stata al governo in anni molto difficili, in cui la stabilità di governo era essenziale, e ha subito per ben due volte un cambiamento di rotta da parte di un alleato di governo. Quindi, insomma, prima che tu faccia una mossa del tipo dire usciamo, non è proprio una cosa da poco. Posso assolutamente rassicurarti
su questo fronte. Io sono molto sereno perché io non sto chiedendo cadrà il governo se non c'è l'impegno a realizzare il ponte sullo stretto di Messina. Non sto dicendo cadrà il governo se non verrà realizzato... Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale, l'avete capito pure voi ovviamente. Non sto dicendo faccio cadere il governo se il governo assumerà per realizzare il piano nazionale di ripresa e resilienza 300 esperti, adesso sono diventati 1500. Quelle sono questioni serie. Lì c'è segno di una responsabilità che non riguarda Giuseppe Conte, riguarda una responsabilità nei confronti del Paese, riguarda la responsabilità di una forza politica, permettetemi di dirlo, perché queste cose fuori non si percepiscono. Però chi conosce anche come si svolge l'attività parlamentare, e se c'è onestà intellettuale questo ci deve essere riconosciuto da tutti, c'è la responsabilità di una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che nella vita parlamentare, da quanto questo governo è partito, con grande generosità abbiamo dato il nostro sostegno, raccogliendo le indicazioni del Presidente della Repubblica, ha sempre svolto con responsabilità, con leale correttezza a lavorare per dare un contributo quotidiano alla vita, agli iter parlamentari, nelle commissioni, nelle aule. Quindi è una forza, una comunità. Poi siamo, per carità, qualche volta facciamo un po' di confusione, ci sentirete un poco qualche tratto un poco eccentrico, ma è una comunità, quella del Movimento 5 Stelle, che ha ben chiaro che cosa significa avere una responsabilità nei confronti del Paese, nei confronti degli italiani. E da questo punto di vista io con la mia comunità siamo all'unisono su questa medesima lunghezza d'onda, che significa chiarezza politica. Non c'è quindi questione quello che ho fatto in passato, quello che devo fare in futuro. Noi siamo qui per una missione, possiamo compiere errori, ma la nostra missione è migliorare la qualità di vita dei cittadini e intervenire quando il divario tra il privilegio e i non garantiti, gli ultimi, tra chi in una situazione di emergenza come questa può arricchirsi ancora di più, pochissimi, e tutti gli altri che saranno fra un po' costretti a chiudere saracinesche, a chiudere cancelli di fabbrica. Ci sono famiglie oggi che non arrivano più a fine mese. La questione è arrivare a metà mese. Così. Questo purtroppo è molto vero. Vado che Letizia mi guarda già con occhi di fuoco perché non vuole che sforo. Allora adesso passiamo a una parte un po'... Diciamo, facciamo una piccola seduta psicanalitica, perché io devo capire due o tre cosette. Allora, Giuseppe Conte, secondo tutti gli osservatori, ma io parlo anche di sondaggisti bravi, secondo me, persone in gamma che sanno tastare il polso del paese, era nelle condizioni di fare un suo partito. Poteva farlo, aveva già una percentuale importante, poteva uscire da quella che lui, con un'educazione veramente esemplare, ha definito confusione. A me mi pare che sia un po' di più perché ci abbiamo fuoriusciti da tutte le parti. Di Maio che fa un altro partito. Nessuna confusione. Delle volte percepite qualche tratto. A me piace da sempre lo stile British del presidente Conte, quindi confusione. In realtà invece hai deciso di portare la croce, restare nel Movimento 5 Stelle, si era parlato già di un simbolo con te, si parlava di tutte cose che erano molto concrete e sei rimasto in questo partito. Che è successo però da allora ad oggi? Che Luigi Di Maio è uscito e ha fatto il suo partito, quello che noi pensavamo facessi tu, di fatto l'ha fatto lui, portandosi dietro un bel po' di gente. A sinistra, questa sarebbe diciamo la parte destra, tra virgolette, a sinistra
Di Battista continua a menare, perché anche l'altro giorno sul tuo incontro con Draghi ha detto: ah, anche oggi il Movimento 5 Stelle uscirà domani. C'è sempre questo disagio di una parte del Movimento che invece considera la posizione troppo moderata, troppo responsabile. E poi c'è Beppe Grillo che compare improvvisamente e fa un po' il guastatore. Tutto questo mi fa dire: ma davvero tu credi che ci sono le condizioni per gestire un movimento così complicato, che ha un DNA così complesso, no? Appunto anche questa storia del fondatore. Forse è venuto anche il momento di uccidere il padre per il Movimento 5 Stelle? Uccidere il padre? Intendo Grillo, No, assolutamente no. Allora, il Movimento 5 Stelle è chiaro che in questo nuovo corso ha dovuto affrontare dei nodi interni che si trascinavano, ed è la ragione per cui adesso abbiamo nuove regole statutarie, abbiamo una nuova architettura, abbiamo una carta dei principi e dei valori. Però tutto questo, vedete, ha contribuito a rafforzare la nostra identità. È la ragione per cui il Movimento 5 Stelle oggi partorisce quel documento che tu hai in mano. È la ragione per cui il Movimento 5 Stelle oggi consegna al Premier Draghi un documento in cui, come dire, riassume quelle che sono le condizioni in cui vediamo il Paese e indica quelle che sono le urgenze per cercare di preservare il nostro tessuto economico, sociale, e cercare di non perdere il vantaggio che avevamo ottenuto, perché ricordiamoci che dopo la pandemia noi siamo balzati a un record storico, un PIL del 6,6%. Ecco allora che il Movimento 5 Stelle, se mi permettete, da questo punto di vista, se offre anche alle altre forze politiche un documento di discussione così forte, e se richiama anche le altre forze politiche, ovviamente, non solo il Premier Draghi e il Governo, a offrire, e li sfida a offrire queste risposte, allora è più in salute politica che mai. Io non ho fatto assolutamente, hai ricordato, c'è stato un momento e a tratti vengo invitato a fare un mio partito, e la risposta è semplice: per me la politica, come la intendo io con la P maiuscola, non è soddisfare l'ambizione personale di qualche liderone o liderino. La politica è creare, rafforzare una comunità esistente, una comunità come quella del Movimento 5 Stelle, che ha un grande merito. Poi voi potete essere i più grandi oppositori per quanto riguarda la visione politica del Movimento, però su un dato vi inviterei tutti a riflettere con onestà. Il Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda alcuni valori fondamentali, a partire dalla legalità, etica pubblica, giustizia sociale, transizione ecologica, ha posto l'asticella molto in alto e ha costretto tutte le forze politiche a misurarsi con queste asticelle più elevate. È stata una forza di grande innovazione di un sistema politico che si trascinava, possiamo dirlo, un po' incrostato, un po' anchilosato. Ma questo nessuno lo nega, credo, onestamente. Insomma, sei onesti intellettualmente, che il Movimento 5 Stelle abbia rappresentato una grande novità del sistema politico, e la verità è che abbia anche rotto degli argini, assolutamente vero. Il problema è capire dove si va a mettere oggi il Movimento 5 Stelle. Abbiamo davanti a noi Francesco Boccia, che è un esponente di spicco del PD, che ha sempre creduto, devo dire, al dialogo vero con i 5 Stelle. Rimane il punto che molti dei suoi compagni di partito, insomma dei suoi degli altri pentastellati, credono spesso e volentieri che le alleanze col PD rischiano sempre di essere dei vassallaggi da parte vostra. Hanno molta paura di questo. Io, come lei sa, parlo con molti di loro.
Qual è il punto? Che forse per poter avere un'alleanza alla pari con il PD bisognerebbe capire che ruolo fa esattamente il Movimento 5 Stelle. È alla sinistra del PD? E questo è il posizionamento. Michele Santoro ha detto che vorrebbe darle una mano a ricostruire la sinistra. Mimmo De Masi, nostro comune amico, non passa giorno che non dica dovete occupare l'area più di sinistra. Cioè, è questo il posizionamento che ha in testa Giuseppe Conte, con un PD che naturalmente è una forza ormai molto legata anche all'idea della governabilità. Il Movimento 5 Stelle può essere l'ala sinistra che quindi, come lei diceva, con questo documento serve anche a spronare il PD a essere più di sinistra? Beh, sicuramente su questo documento ci aspettiamo anche una valutazione, dicevo, dalle altre forze politiche, in particolare ovviamente dalle forze progressiste, quindi anche dal PD. Riteniamo che si siano assolutamente anche su questo lo spazio di una sfida, di una risposta chiara, concreta, ovviamente che non venga solo dal Premier Draghi. Ed è su questo, secondo me, vedete, che si può ragionare di alleanza. Oggi le domande che mi vengono poste continuamente sono: allora questo campo largo, allora, e mi fanno i nomi, no, di tanti personaggi, poi sono tutti personaggi che si sono dichiaratamente schierati in uno spazio al centro. C'è un affollamento, no, di leader, un po' meno di elettori pare nei sondaggi, però questo poi è una questione prematura, la vedremo, diciamo, a tempo debito. Il tema vero è: ma secondo voi una forza politica che scrive quel documento, ecco, pongo un quesito collettivo, aiutatemi a dare una risposta. Una forza politica che elabora in un momento che dimostra questa grande sensibilità di avere antenne così forti legate ai bisogni dei cittadini, che partorisce quel documento, che si assume la responsabilità di, nel dibattito pubblico, di andare da Draghi e consegnare questo documento e chiedere risposte. Una forza politica di questo genere, che ha questa attitudine, può mai pensare di sedersi a un tavolo, definire il perimetro di un'alleanza con dei soggetti, con dei personalismi? Per noi un'alleanza ha senso se si dà risposte a quelle, se si lavora su quelle prospettive, se si abbraccia la transizione ecologica, si sposa l'inclusione sociale, l'innovazione tecnologica, se si dice, si abbraccia ad esempio il internet ad essere un bene comune, se si conviene che ad essere un diritto fondamentale della persona accedere alle tecnologie digitali, come ho già detto, è lì che si costruisce un'alleanza, è lì che si misura un progetto politico di trasformazione della società. Dopodiché, attenzione, andiamo a vedere quali sono poi i soggetti. Ovviamente devono essere soggetti che danno garanzie di affidabilità, di leale collaborazione. Perché se no si prende un impegno, si scrive... Cioè, tipo di Renzi e Calenda non si fida tanto, così si scrive un bel testo, si dichiarano degli impegni agli occhi dei cittadini, ma non si può essere conseguenti. Occorre anche coesione. Senta, dobbiamo restituire il palco agli start-up. Non mi ha detto manco una parola su Di Maio. Non mi ha detto neanche una parola su Di Maio. È rimasto male di questa uscita così improvvisa. Guardi, io credo che tutto ciò che serve a dare un contributo di chiarezza in politica è benvenuto. Quindi certo non l'ho auspicata e dispiace che ci sia stata questa scelta. Ci siamo chiariti. Però è un elemento di chiarezza. Nel momento in cui si è maturato nel corso del tempo una visione politica diversa, nel momento in cui addirittura si dichiara pubblicamente e si rinnegano principi e valori professati per anni, quella è una scelta, direi, conseguente. Sento un'ultima domanda da parte di Marco Tardelli: possiamo partire per Pantelleria o mi conviene stare in zona che qua casca il governo e devo tornare in onda?
partite per la vostra vacanza e poi vi aggiorneremo. Va bene. Grazie, scusate. Presidente, possiamo chiedere un'ultima cosa? Facciamo un selfie con la nostra platea, con i nostri start-upper, visto che l'abbiamo ascoltata con vero piacere. Ci mettiamo tutti qua a questo punto. Possiamo, Francesco non puoi mancare. Nunzia. Selfie digitoniano tutti insieme. Ops, scusami. Ennio, eccoci qua. Ops. Noi siamo tutti bianchi. Dietro, ok. Alteriamo i colori. Eccoci qua. Grazie Mirta, grazie Presidente, buon proseguimento. Grazie Presidente.